Oggi siamo qui tutti infermieri, tutti in riga, come sempre abbiamo fatto in questi 2 anni di pandemia, sempre al servizio della cittadinanza, sempre al servizio della gente, degli ammalati. Però siamo stati abbandonati e traditi dalla politica, abbandonati in tutti i sensi. Non ci danno le indennità, non ci riconoscono il rischio, non ci riconoscono il lavoro fatto. E allora oggi siamo qui a protestare per questo motivo, siamo qui a dar voce alle grida di dolore che da tutti gli ospedali si levano da parte di colleghi che sono stati abbandonati. I colleghi non possono prendere le ferie, non possono andare, non possono prendere giorni di riposo, non possono stare con le loro famiglie. Siamo pochi. Molti sono ammalati e non possono lavorare, altri sono precettati, continui doppi turni, questo non è più possibile. Chiediamo attenzione e chiediamo che in tutta Italia la politica ci guardi con un occhio diverso. Stiamo protestando anche perché tutte le aziende presentano degli organici al di sotto delle stime che permettono un'adeguata assistenza. Tutte le aziende, oggi potevamo essere 1000, non possiamo esserlo perché siamo tutti precettati negli ospedali e nelle corsie. Quindi noi protestiamo per questa politica di assunzioni che diciamo che gira intorno a, non ruota intorno al malato, ma ruota soltanto dietro all'economia, delle aziende. Siamo in sotto organico e perché sono stato precettato? Siamo il numero minimo come infermieri la mattina. In più abbiamo anche un positivo in reparto, quindi questo è tutto. Non riusciamo a fare nemmeno un giorno di sciopero, anzi nemmeno un giorno di ferie, nemmeno un giorno di niente, di riposo, niente. Ok, scusate, ma ho da fare.